Pier Giovanni Alleva, Isabella Cirelli, Stefano Lugli, Ivano Marescotti, Maria Cristina Quintavalla, Edoardo Salzano detto Eddy, Carlo Salmaso, Camilla Seibezzi e Assunta Signorelli. E invito a salire sul palco con noi Barbara Spinelli. Barbara, grazie al cui generoso tentativo siamo riusciti a mettere insieme i pezzi di questa sinistra disastrata, ma io voglio lanciare un appello a tutti voi: guardate che la sinistra non si ricompone mettendo insieme i tanti piccoli partiti di sinistra che hanno resistito in questi anni, la sinistra bisogna andarsela a prendere fuori, la sinistra è fuori di qui e dobbiamo andarcela a riprendere. Sente? Mi sembra meravigliosa questa piazza. Era un sacco di tempo che non si vedeva una piazza piena. Grazie a tutti i candidati, grazie a Alexis Tsipras per essere con noi. Alexis, lo vedremo fra un po'. Vi volevo dire, lo abbiamo visto in televisione pochi giorni fa, era perfetto, era il migliore, l'unico che ha aperto una nuova prospettiva, l'unico che ha parlato di cose difficili, europee e anche italiane, delle devastazioni prodotte dall'austerità, dei patti esistenti in Italia tra Stato e mafia, dello svuotamento sempre più forte delle democrazie da noi e in molti paesi d'Europa. Ho apprezzato in particolar modo l'accenno in una risposta al candidato Juncker al vertice di Cannes del 2 novembre 2011. Hanno confermato che in quel vertice sono state decise, nel chiuso di una ristretta oligarchia europea, i limiti che dovevano essere messi alla democrazia. Niente referendum in Grecia, se possibile nemmeno le elezioni. I governi dovevano cadere in Grecia e in Italia e così è successo. Dopo Cannes, in Italia abbiamo avuto 3 governi guidati da non eletti. E a Francoforte abbiamo un governatore della Banca Centrale secondo cui siamo democrazie, sì certo, ma le politiche di austerità vanno avanti col pilota automatico. La sostanza di tanti vertici europei è questa: si è rotto il rapporto fra democrazia e capitalismo. Abbiamo un capitalismo senza democrazia. Un capitalismo asiatico. Ma all'oligarchia noi rispondiamo: voi oligarchi dite che l'austerità sta dando buoni frutti, che la sofferenza è utile, che 2 generazioni perdute sono una buona cosa. La nostra lista è nata per dire che tutto quello che avete fatto per uscire dalla crisi è concretamente sbagliato.
che non avete capito né le cause della crisi e dunque neanche riuscite a trovare i rimedi. La verità è che le vostre ricette semplicemente non funzionano. Lo ha ammesso perfino il Fondo Monetario, anche se poi la via è sempre la stessa. Non funzionano perché sono frutto di un'ideologia neoliberista, non di una valutazione razionale dei fatti. Non funzionano per i disoccupati e i precari, ma nemmeno per gli imprenditori che vogliono produrre e investire e vendere e crescere. Non funziona aver diviso l'Europa fra nord e sud. Non funziona aver diviso il popolo. Da una parte quello che si adegua e che continua a essere popolo sovrano, dall'altra il popolo messo ai margini, che chiamiamo magari populista. È vero, il pensiero neoliberista è ancora egemone culturalmente, nonostante i fallimenti. Non si spiega altrimenti come mai si stia negoziando un trattato commerciale tra Europa e Stati Uniti che dà alle grandi imprese una completa libertà da ogni norma, ogni legge, quando la crisi del 2007-2008 è scoppiata proprio perché mancavano regole che frenassero i mercati. Erano veleni quelli che hanno provocato la grande depressione in cui viviamo e vengono reinoculati nelle vene della nostra economia. Non so come altro chiamare questo se non stupidità compulsiva. Cos'altro è se non insania della mente? Aspettarsi che lo stesso metodo, ripetuto ossessivamente, produrrà risultati differenti. È già accaduto in Europa tra le due guerre. L'America fece il New Deal, capì che la crisi si superava col New Deal. L'Europa sprofondò nella recessione e poi nel nazifascismo. Siamo allo stesso bivio. Queste religioni, questi dogmi possono durare, ma la realtà alla fine lo smentisce. Le nuove idee da diffondere non sono solo di sinistra, anche se hanno rapporti profondi con la sinistra, intendo la sinistra vera, non quella che sta al governo. Intendo la sinistra che si batte per l'uguaglianza, non per il lavoro precario. Le idee che vogliamo diffondere hanno un rapporto con la realtà, funzionano. Vorrei ricordare una cosa che ha detto un commentatore del Financial Times, non uno di sinistra. Dice: la gente presenta Tsipras come un pazzo di sinistra. In realtà a me pare uno dei pochi che parla dell'Europa in modo razionale. La nostra lista ha avuto difficoltà perché va oltre le mobilitazioni puramente negative, le mobilitazioni per cui tutti a casa, per cui ne ho abbastanza. Va oltre perché propone, perché è propositiva, perché ha un piano per cambiare radicalmente l'Europa. C'è un detto che tutti conosciamo bene: per fare la frittata occorre rompere le uova. Va bene, le uova le hanno rotte, ma tutti siamo qui senza frittata. Noi della lista Tsipras siamo dalla parte delle uova, non ci facciamo rompere. Siamo la voce di insurrezione delle uova e ce la faremo a farci sentire,
a non farci rompere e a vincere. Grazie. Devo presentare i candidati. Qui vedete tutti i candidati, ma sei tu che li presenti, ok, vai.